Eccoci ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi parliamo di un problema che ho notato nel DJI Mini 3 Pro. In poche parole, allora, se lo si accende, o perlomeno il mio, non lo so, se lo accendo all'interno di casa o di un qualsiasi luogo chiuso dove non c'è il segnale, aspettando qualche minuto, 2-3 minuti, poi andando all'esterno, non prende più i satelliti. Anche dopo 5-10 minuti rimangono proprio a zero. E sicché per farglieli acquisire mi tocca riavviare il drone, ovvero spengerlo e poi riaccenderlo. A quel punto, in nemmeno un minuto, in 30 secondi, prende tutti i vari satelliti necessari. È una cosa un po' strana, ho interpellato anche alcuni miei iscritti. E alcuni di loro mi hanno confermato questa problematica. Non so se questa cosa la fa a tutti oppure no. Provate comunque a casa e poi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque, sia con il Mini 2, con il Mavic 3 e con gli altri droni DJI, una volta acceso in casa, anche dopo 10 minuti andando all'esterno, tutti prendano regolarmente i satelliti. Quindi, boh, non lo so. Scrivete la vostra qui sotto e niente, fatemi sapere. Ora comunque vi farò vedere la problematica per bene, ma prima di iniziare io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda il Mini 3 Pro, il Mini 2 e il Mavic 3. In questo gruppo potrete scaricare il manuale utente in italiano, scaricabile tramite PDF. Mi raccomando, iscrivetevi e ora niente, vediamo questo problema. Ecco, abbiamo acceso il Mini 3. In questo momento stiamo usando l'RCN1, ma comunque questa problematica la fa nel mio caso anche con l'RC Smart del Mini 3 Pro, quindi è uguale, ve lo faccio vedere qui perché comunque la registrazione scherma ha più definizione anche. E niente, come potete vedere, siamo all'interno di casa. I satelliti sono a zero, ora attendiamo qualche minuto, 2-3 minuti e poi andiamo all'esterno. I 2 minuti sono terminati, a questo punto prendiamo il drone e andiamo fuori e vediamo se prenderà i satelliti o meno. In genere, di normale, dopo circa 30 secondi barra un minuto dovrebbe acquisire il segnale. Noi andremo all'esterno, attenderemo un po' di minuti e poi, se non prenderà il segnale, riavvieremo il drone spengendolo e poi riaccendendolo. Ecco, siamo nel mezzo al piazzale dove il segnale è massimo e ora attendiamo qualche minuto. Siamo ora a 2 minuti, come potete vedere il segnale è ancora a zero e niente, ora proviamo a spengerlo e riaccenderlo e vediamo se in pochi secondi prenderà i satelliti necessari per poi decollare. Ecco, l'abbiamo spento. Attendiamo qualche secondo e poi riaccendiamolo. Si sta riavviando. Attendiamo massimo 30-60 secondi. Ok, si è connesso.
Ecco, 4, 10. Siamo belli a 10 satelliti. Vediamo un po' se va anche un po' più in su, 12. Comunque la di già acquisiti e sarebbero anche sufficienti per decollare in The sicurezza. Ora home siamo point anche a has been 14. updated. Please check it on the E niente, avete map. visto questo problema? Fatemi sapere nei commenti se ve lo fa anche a voi. Io intanto spengo il drone perché sta veramente bruciando, se no si fonde. E niente. Vi ripeto, fatemi sapere perché insomma è una cosa un po' anomala e che dire. Vi ringrazio per la visione, mi raccomando seguitemi sempre sul canale e noi ci vediamo presto ai prossimi video. Un saluto a tutti.